Amici di Federico TV, siamo in diretta dal Paladenerland di Via delle Repubbliche Marinare, quartiere Barra, periferia orientale di Napoli, per la manifestazione Esser Christmas, un evento organizzato dall'associazione Ente Onlus Centro Esser. Interverranno personalità di rilievo sia a livello sportivo che culturale. Federico TV, siamo con il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Allora, sindaco, quanto è importante secondo lei un evento come questo all'interno del quartiere di Barra? Ah, bellissimo, devo dire, un colpo d'occhio in questa palestra, tante persone, tante famiglie, tanti bambini, tanti ragazzi. Napoli è ricca anche di questi luoghi, con associazioni che lavorano, associazioni del mondo religioso, cattolico, insieme ai laici, insomma è la risorsa della nostra città, tante persone che si impegnano con passione e per amore per Napoli e per i cittadini. Ecco, come devono intervenire secondo lei le associazioni per migliorare e per dare un aiuto alla città? Ma bisogna lavorare tutti insieme, ognuno ogni giorno deve impegnarsi come singolo e come elemento di una, appunto, di un luogo collettivo come sono le associazioni, per fare qualcosa in più per la nostra città, e questo in particolare in un momento storico difficile economico le energie umane e la passione possono supplire la scarsezza di risorse e di mezzi. Grazie mille. Siamo con Esser Russo, presidente della società sportiva Centro Esser SSD. Allora, presidente, il Centro Esser ormai è una realtà consolidata nel territorio. Quanto è importante l'attività che svolge il settore sportivo a Barra? Ma diciamo che il settore sportivo è soltanto una minima parte di quello che fa il centro attualmente nel territorio. Siamo partiti come attività, diciamo, radicata nel sociale. L'attività sportiva è venuta successivamente insieme anche a quella sanitaria, prevalentemente diciamo che sono attività anche morali, pastorali, quindi diciamo che ritagliamo uno spazio a 360 gradi intorno alla figura dei ragazzi attualmente. Sono enormemente contenta anche della risposta che abbiamo avuto per questa festa oggi, una risposta molto forte. Soprattutto perché ha dimostrato che ogni anno le famiglie scelgono il centro come istituzione da sostegno alle famiglie e quindi anche come, diciamo, educatori per i propri figli, e ci affidano i ragazzi continuamente tutti gli anni, rinnovano, diciamo, questa fiducia nei nostri confronti. Ecco, come, quando e soprattutto perché nasce il Centro Esser? Il Centro Esser è un'istituzione ormai radicata nel sociale dal 1979, ad opera di, appunto, alcuni soci fondatori, tra cui anche mio padre e mia zia, che hanno... Il dottor Gino Russo. Sì, Gino Russo, Rosanna Russo, hanno dedicato, diciamo, una vita a questo progetto, più che un progetto, ormai è diventato una missione, e sentiamo, devo dire la verità, molto la responsabilità di questo passaggio di testimone, perché oramai noi siamo la nuova generazione e quindi è un ruolo, diciamo, da protagonista insieme a tutti quanti gli utenti di portare avanti questo progetto e questa missione, non solo in Italia ma anche fuori. Ecco, Esser Christmas quindi è un evento che racchiude un po' a chiusura dell'anno sociale, però in realtà abbiamo visto un video quindi a chiusura di quello che è un pochettino un riassunto di 30 anni di storia dell'associazione. Sì, ti ripeto, continuerà sicuramente fin quando le persone avranno la voglia e il coraggio di affidarci i loro ragazzi, e noi ovviamente con il sostegno delle istituzioni avremo la forza di andare avanti, che non è facile in questo periodo. Ringraziamo Esser Russo. Grazie. Siamo con il professor Luciano Schifone, assessore allo sport della regione Campania. Allora, professore, Esser Christmas è un evento che coniuga comunione e aggregazione. Sì, è una iniziativa molto particolare, con una formula originale che coniuga appunto aggregazione, sport e anche solidarietà, e direi al fondo c'è il principio di sussidiarietà, cioè di far fare le cose a chi le può fare nella maniera più vicina al cittadino. Quindi questo Centro Esser ha una storia lunghissima alle spalle, sempre di attività dedicate al sociale, svolge una funzione importantissima in un quartiere complicato, difficile della nostra città, ed è quindi un punto di riferimento per tutte le persone per bene che vogliono far crescere in maniera sana
e disciplinare i propri ragazzi. Un'iniziativa seria da sostenere. Ecco, quanto è importante secondo lei lo sport per la crescita degli individui? Beh, lo sport, io sono referente dello sport della Regione Campania, quindi ovviamente ci credo molto. Lo sport è un fenomeno, un'attività fondamentale per i giovani, ma anche per i non giovani, ma per i giovani è formativo anche non soltanto della crescita fisica, ma della formazione della personalità, perché abitua alla disciplina sia individuale sia collettiva, del rapporto, della conoscenza e del rispetto delle regole. È un elemento quindi di crescita importantissimo ed ha una funzione, diciamo, anche di contrasto in alcune aree, di contrasto al disagio minorile, alla devianza, quindi ha una funzione forte, ha una funzione anche di fortissima attrattiva. Vediamo come i giovani sono fortemente attratti dagli eventi sportivi, dai campioni, che possono essere l'esempio positivo a cui rifarsi per migliorare sempre, sia nello sport che nella vita. Ecco, lei prima ribadiva l'importanza degli impianti sportivi che devono essere a norma. Cosa si può fare per migliorare questo carattere, questa problematica? Beh, occorrerebbe innanzitutto fare una seria programmazione, cosa che come regione stiamo provando a fare con una nuova legge di riforma, la legge dello sport, per fare una programmazione di intervento sugli impianti sportivi, per fare in modo che siano costruiti a norma e siano poi gestiti in maniera efficiente ed efficace. Noi abbiamo moltissimi impianti sportivi sparsi nella regione che purtroppo, dopo essere stati costruiti, sono stati abbandonati, addirittura a volte vandalizzati, proprio perché non c'è stata un'attenta politica di compatibilità gestionale. Questo è l'elemento su cui ci stiamo muovendo e la nostra legge di riforma punta appunto a questo elemento. Grazie. Grazie a voi. Siamo con l'avvocato Paolo Trapanese, presidente del comitato Fin Campania. Allora, avvocato Trapanese, quanto è importante l'associazione Centro-Est all'interno del territorio? È fondamentale, fa un'attività straordinaria, attività che difficilmente altre istituzioni oggi possono riuscire a fare. Oggi il Centro-Est assicura ad un territorio difficile e complesso come questo la possibilità di indicare ai giovani qual è il percorso per vincere nella vita. Attraverso il gioco, attraverso l'attività sportiva, migliaia e migliaia di ragazzi capiscono che l'unico modo per arrivare e per vincere anche nella vita è avere un programma quotidiano, impegnarsi quotidianamente nel rispetto delle regole. E questo il Centro-Est, attraverso un'attività di scuola, un'attività culturale, lo trasmette e lo fa in maniera straordinaria in tantissime attività. Ecco, quanto è importante lo sport, in questo caso il nuoto, per la crescita degli individui e dei bambini? Tutto lo sport è importante, tutto ciò che è disciplina. Attraverso appunto il gioco, attraverso il nuoto, attraverso tutte le attività sportive, i bambini hanno la possibilità di capire qual è il modo, qual è la modalità per vincere, per arrivare alla vittoria, che non è solo la vittoria sportiva, ma è anche la modalità, il sistema per capire come potranno vincere nella vita. Loro capiscono attraverso il gioco che solo impegnandosi possono vincere la gara che faranno la domenica, ed è così poi per lo studio e sarà così per la vita. Ma la cosa più importante che dà lo sport è rende i ragazzi felici, fa capire che per essere felici nella vita bisogna impegnarsi e bisogna cercare di raggiungere, di migliorarsi, di tendere al bello, cosa che oggi si dimentica, si trascura e si fanno passare le cose belle per altre cose. Invece ritorniamo alla semplicità e il Centro-Est e tutte le attività sportive fatte con queste finalità danno questo tipo di indicazione, dicono attraverso il gioco: ragazzi, giocate e divertitevi, perché questo è il segreto per la felicità e per vincere nel futuro. Ecco, d'altronde il Centro-Est era anche un atleta, Ambra Esposito, giovanissima, che rientra nella squadra nazionale del nuoto. Questo è
è la ciliegina sulla torta. Cioè il centro Ester fa sì che oltre a fare questa grande attività di avviamento allo sport, poi cura anche l'eccellenza. In grande sintonia con la Federazione Nuoto Regionale che io rappresento, fa in modo che, come Ambra Esposito, altri atleti partecipino a dei programmi che tendono all'eccellenza. E quindi i ragazzi, oltre ad avere la fortuna di capire qual è il modo per migliorarsi, hanno la possibilità di fare delle esperienze che li portino ai vertici nazionali ed internazionali. Come Ambra di Connè ci auguriamo che nei prossimi anni ce ne possano essere altri 10, altri 100, in maniera tale che sempre più ragazzi avvertano e siano stimolati dal fare queste attività e dall'avere esperienze che poi gli servono sicuramente nella vita. Esperienze di confronto, esperienze che non sono sempre positive, molto spesso sono anche di sconfitta, ma averle nello sport in un'età giovanile è importantissimo, perché evita poi di averle in futuro e possono veramente far male quando la vita riserva, voglio dire, momenti negativi, e sono anche quelli naturali. Grazie. Federico TV, siamo con Vincenzo Pastore, presidente della FIGC Campania. Allora, dottor Pastore, Ester Christmas, un evento che coniuga aggregazione, quindi comunità, che importanza dà a questo evento? Enorme, tutta quella che si può dare e anche di più, che come abbiamo detto prima, che l'abbiamo sentito addirittura, che c'è la possibilità di una riduzione di un contributo per questo territorio. Noi riteniamo delittuoso che questo possa succedere, perché i contributi semmai vanno ridotti in territori più fortunati, più agiati, senza problemi. Qui abbiamo una bella struttura sportiva, ma abbiamo avuto soprattutto una splendida presenza di ragazzine e di ragazzine, di signorinelle, di giovanottini un po' più grandi, in tante discipline sportive, l'una più bella dell'altra delle discipline sportive, non c'è da distinguere, sono tutte straordinariamente belle e soprattutto formative ed educative per i giovani. Sono parole che sembrano, come dire, ripetitive, ma non c'è nulla di meglio per un giovane di oggi, con la famiglia che viene un po' meno e speriamo che si riprenda come nucleo essenziale della società, con la scuola e l'università che hanno i loro problemi, e viene affidato allo sport, alle attività sportive, agli educatori sportivi, l'esigenza di educare i giovani e di formarli al rispetto delle regole, attraverso le regole dello sport. Se questo è vero, ed è vero, bisogna davvero comprendere che i finanziamenti per le attività sportive devono essere considerati una priorità subito dopo la salute fisica e quindi la sanità, ma immediatamente dopo, perché non c'è nulla di più importante dell'attività sportiva. Ecco, quindi quanto è importante il calcio per la crescita individuale, per la crescita formativa di ogni atleta? Il calcio diventa importantissimo, e lo è in questa nazione, perché è la prima disciplina sportiva di questa nazione. La mammina, quando nasce il maschietto, ma deve farlo anche quando nasce la femminuccia, la mammina da oggi in poi, il primo giocattolo che compra è il pallone. Magari in Pakistan compreranno una racchetta per giocare a hockey su prato o ad altri sport di quei territori o al polo, ma qui in Italia è così ed è giusto che sia così. Se questo è evidente che il calcio diventa un fattore, è un fattore da sempre, un fattore di straordinaria importanza. Al centro Ester, oltre al settore calcio, abbiamo anche una scuola di calcio femminile. Lei prima ci ha svelato un segreto del presidente Gino Russo, che ha regalato un titolo d'eccellenza. Il presidente Gino Russo non l'ho potuto dire appieno, perché i bambini, gli adolescenti, le signorinelle facevano la giusta confusione che bisogna fare a quell'età, ci mancherebbe altro. Diciamo che erano disciplinati, seri, ma in ogni caso vivaci, come è giusto che sia. Lo dico adesso perché lo si può ascoltare con chiarezza. Io in tanti anni di attività in Federazione Calcio ho potuto trovare qualcuno che si possa avvicinare al presidente Russo, ma mai qualcuno che abbia potuto superare la sua signorilità,
che vedete, lo ripeto sempre, se si è sportivi, corretti, disciplinati, eccetera, a Sorrento o a Positano, non è, come dire, un miracolo, perché lì c'è una cultura dell'ospitalità, una cultura storica dell'ospitalità. Ma quando lo si è in zone disagiate come queste, quando si è maestri di vita, come è il presidente Gino Russo, in questo territorio che non è un territorio facile e che quindi per questo motivo deve essere ancora di più sostenuto, quando il centro ester e anche altre società di questo territorio di Barra hanno dato prova di grande sportività, oltre a sfornare talenti naturali non solo nel calcio, ho sentito adesso che una ragazzina, una signorinella di questo territorio, Ambra Esposio, è campione assoluto del nuoto, credo che insomma qui non si sfornino soltanto talenti naturali, ma se si va al di là di questo e si riesce anche ad avere il 100% dei ragazzi e delle ragazze che praticano calcio, sport, qualsiasi disciplina sportiva, educati per bene alle regole dello sport e di conseguenza educati per benissimo alle regole della vita, credo che questo sia il vero trionfo di un'organizzazione di serietà, di correttezza, di grande generosità. A me non piace molto il termine solidarietà, direi molto meglio il termine generosità, l'apertura verso gli altri, la disponibilità a fare verso gli altri ciò che non si riesce magari nemmeno a fare per se stessi. E questo è Gino Russo, questo è il centro ester. Grazie.